ragazzi. Welcome. Ci hanno tolto la uccidete. Ricaricare l'aria ci ha rimosso la uccidete della guida. Ci sono ancora le macchie di sangue. Ci sono rimasto male. Stavo dicendo... Welcome back. Bentornati. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E questo è lo spirito della riscoperta Plus. E a proposito di Plus, scusatemi il gioco di parole. Ecco, dobbiamo aggiungere una uggite a terra, utilizzare un consumabile in più, però ottenere da questo un piacevole cambio di colore. Ma a proposito di ricaricare e livello, questa cosa me la sono servita su un piatto d'argento. Veterani, sto guardando voi. Non preoccupatevi, se non lo siete. Guardate, ho scoperto questo facendo partire il software. Non l'avevo notato prima. L'XMB di PlayStation 5 permette di raggiungere, proprio fuori dal gioco, le arcipietre, di caricare Demon's Souls direttamente in una delle aree di Boletaria. Ed è fantastico! È una cosa che ho apprezzato tantissimo, perché il DualSense ha delle vibrazioni molto sensibili, molto delicate, che ti danno una certa percezione dell'ambiente intorno a te, ed è piacevole, veramente, ma non è utilizzato così tanto. Quindi... questa feature invece, vederla sfruttare al top che può essere, diciamo, all'interno, usata all'interno di Demon's Souls, è molto carino, molto carino. Non ti permette neanche che sia un abuso, cioè non ti concede di abusarne. È piacevolissimo, ma... allora... qui avevamo questo importante bivio. Non ci sono già passato, vero? No. È dove ho ucciso il... non è dove ho ucciso il Mind Flayer. No, 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 no. Lo sto chiamando Mind Flayer, poverino. Io mi aspettavo, vedete, ci sono alcuni dati di Latria e Demon's Souls che non ho ancora chiarissimi in mente, nonostante tutto. E riguarda proprio una porta come questa che non pensavo ci fosse. Ero convinto di star per trovare un piccolo segreto o una chiave... e invece è necessario averne una per superare quella barriera e ottenere l'extra che mi aspettavo di avere, insomma, servito dopo aver trovato questa. Ok, allora, qui invece, ragazzi, insomma, ci siamo. Appunto. Questo è un luogo che cerca di tenere tutti fuori, alla larga. E questo marchingegno infernale, questa macchina di morte, io mi chiedo in realtà a quale estetica sia ispirata, di chi sia quel volto. Non credo però sia della regina, penso che riguardi proprio... l'entità che stiamo per affrontare. Non saprei dire quanto tempo il folle stregone ha avuto a disposizione per trasformare l'Atria, la torre d'avorio, no? Però... però... a vedere il modello... credo che ci troviamo dinanzi al falso idolo. Diciamo che questo è un luogo, ragazzi, queste prigioni piene di qualcosa di davvero, davvero illusorio, potremmo dire. Tuttavia, una delle cose che più mi affascinano di questo ambiente di Demon's Souls è che da qualcosa di palesemente menzognero e falso si arriverà infine a una terribile concretezza, proprio sanguigna, carnale, demoniaca. E non vedo l'ora di vederla. So che sembrano tutte supercazzole, ma... nel mentre esploriamo un po' di level design, classico che sia, e mi sorge spontaneo lamentarmi un momento, perché continuo a dire che sarebbe stato un po' sporco a schermo, ok? Sarebbe stato poco bello da vedere, ma utile e...
migliorativo di una delle lacune peggiori di Demon's Souls, avere un prompt a schermo che ti facesse capire che è scavalcabile un ambiente o meno, cioè un ostacolo, non un ambiente. Pietra degli occhi effimeri. Questo modello è pulito. Poi in teoria voi pensate che sia possibile andare a vedere il volto? In realtà con un po' di luce si potrebbe vedere qualcosa dalla prospettiva. Per quanto generico sarebbe stato, paura. Ecco, cioè, è rischioso qui. Non bisogna spammare cerchio. Non bisogna assolutamente spammare cerchio. Ok. Ah, tra l'altro non ha avuto bisogno della pressione del tasto per scavalcare due volte. È salita autonomamente, Elion. Vediamo un po'. Ok. Oh. Prendo atto. E ora. Qui non si può fare nulla, invece sì, c'è un'apertura qui. Sapete qual è una cosa che mi piace? Che tramite questo remake è possibile percepire molto di più la concretezza di questo luogo. La profondità di campo ti permette di immaginare davvero la pavimentazione in fondo, l'ampiezza, lo spazio, il respiro che ha questa prigione colossale, questo incubo. Stocco Mercurio più 1. In altre parole, per quanto mi sarebbe piaciuto trovare qui un passaggio, non c'è, vero? Però in effetti qui c'è un oggetto. Non buttarti, Mike, non fare il pazzo. Oh, si raggiunge dall'altra parte, ok. Ecco, qui abbiamo trovato qualcosa di molto prezioso. Sotto alcuni punti di vista si potrebbe quasi pensare renda obsoleta la lancia che abbiamo potenziato, eh? Stocco Mercurio più 1, lancia alata 111. Perché aggiunge veleno. Questa può essere un'arma interessante perché è veloce e con lo status, magari non performante nel fare danno, ma nell'infliggerlo. Alcuni mostri con molti HP, per esempio l'ammasso di corpi, credo sia debole al veleno e così via. Lo stocco, vabbè, giustamente non ha nessuna descrizione aggiuntiva, però ha un ruolo importante trovare equipaggiamenti potenziati in un gioco come questo. Avete visto quanto è impegnativo investire in parametri, upgrade, trovare materiali, comprarli dove necessario e imparare dove sono acquistabili, insomma. Ok. Chiave del guardiano. Questo è un chiaro indizio. Quello che Demon's Souls vuole suggerire al giocatore è che questa trappola, per quanto incredibilmente affascinante da superare con dei roll, con delle schivate, si può raggirare. Abbiamo trovato una chiave proprio davanti all'inizio di un passaggio apparentemente insuperabile, imbattibile, mortale, che ci suggerisce: ehi, non farlo. Una chiave di ferro senza tratti distintivi. Apre la sala del guardiano nella prigione delle speranze. Ma in realtà, io qua potrei anche fare una stupenda, sincerissima gaffe da giocatore, perché non è detto che questa chiave conduca al percorso per raggirare la trappola. Io so che si può raggirare, ma non sono esperto di Demon's Souls al punto da dirvi qual è la soluzione vera e propria. Cioè, questo è qualcosa che fa parte anche appunto del fatto che è una riscoperta, no? Non vedo l'ora un giorno di essere una sorta di ballerino tra gli orrori.
delle arcipietre, ma non è questo il caso. E sapete cosa? Non voglio raggirare il problema. Secondo me potrebbe anche liberare Freak quella chiave. Bisogna controllare un po'. Però qua è evidente che una soluzione esiste. E deve essere merito del giocatore ottenerla. Inquietante. Oh, ragazzi, comunque ce l'ho in testa da quando è iniziato il video. Scusate, l'introduzione è stata un po' troppo super cazzolosa. Mi è piaciuto cercare di descrivere l'Atria e quello che nasconde come menzogne nelle sue personalità. L'Old Monk stesso è un impostore, quello che incontreremo, colui il quale è stato bandito e poi è tornato per vendicarsi. Sono tutte persone ed entità indegne del loro ruolo, ingannevoli, bugiarde, però non mi sono espresso molto bene. Anello del ratto intelligente e molti corpi brutalmente martoriati dalle frecce che non ce l'hanno fatta. Questa è una cosa stupendamente resa da Blue Point con la giusta crudeltà. Cioè, il fatto è questo. Riuscite a vedere tramite queste luci che illuminano i corpi quasi la fisicità della loro morte, dei loro corpi spezzati, del sangue a terra? È estremamente realistico. Cupo, sporco. E lei sì, non è la regina. Guardate la prospettiva cosa crea. Pensate che arriveremo là in cima. È così che funziona all'interno di questi livelli. A differenza di quello che invece è la sensazione di cui parlavo prima, il poter guardare dall'alto al basso e dire: questo luogo esiste. E noi siamo una piccola parte in esso, nonostante la nostra sovrumanità ci permette di abusare delle insidie che hanno ucciso altri. Un segno? Ti attende bugiardo. Ma certo. Allora, ho qua. Questa è la via per raggirare. Come si potrebbe chiamare? Stavo cercando un termine specifico che non fosse un sinonimo di trappola o pericolo. Non è una ballista. Chi sei? Qual è la reale cultura di Latria? Sapete che in questo il remake riesce davvero ad essere di più? È ovvio che la visione autoriale originale è ciò che ha permesso tutto questo, però il suono di quei ratti, il vedere dei corpi oltre quella grata, in mezzo a questi fulmini che non sono tuoni, non ne causano, no? Questa elettricità nell'aria. In lontananza il picco di quella torre, eccola lì. Mi sta veramente facendo venire in mente cosa si trova là? Cosa si troverebbe davvero là? Perché è così alta?
Cercate sempre di farvi queste domande perché... Oh. E questa? Questa si deve aprire assolutamente. Ecco qua, quello che non ho voluto cercare prima. Sono qui. Credo che però... Oh! La chiave del guardiano. Potrebbero essere quelle due porte laterali tra il piano 2 e il piano 1? Potrebbero? Perché qui si gira. Ah, potrebbero davvero. Oh, foreshadow. Già. Fantastici. I Souls, ragazzi, lasciate che io ve lo dica ancora una volta. Possono essere giocati, meritano di essere giocati assolutamente anche come solo dungeon crawler, senza farsi una domanda e vedendo tutto come una sfida, un livello e dei mostri da sconfiggere. Ma allo stesso tempo è costruito l'ambiente per trasmettere se stesso, per raccontarsi, per esistere. E valorizzarlo offre delle sensazioni forti e molto, molto vere. Vedete quell'anziano con la barba? Non esisteva nell'originale. Era cut content che hanno deciso di restaurare qui. Non saprei dire quali altre chicche di questa delicatezza ci sono nell'opera di Blue Point, ma questa è stata riconosciuta. Vedete, al posto di banalizzare una mappa ripetendo i suoi pattern, anche con un magari level design interessante, ma monotono nella sua estetica e senza che possa essere riconoscibile come reale. Qui ci troviamo davvero in una logica architettonica, strutturale, storica ed esistita in uno stato migliore di questo. Catalizzatore d'argento. Tra l'altro è bellissimo vedere i vasi rotti. Devo dire la verità che è un'idea. Gambali da spia imperiale, vesti da spia. E laggiù, qualcuno di ancora in vita e decisamente non imprigionato. Con quale espressione? Non lascia dubbi, eh? Alla faccia del bugiardo. Guardate. Allora. Eccoci qua, abbiamo un po' di luce. Diamo... Ok. Quasi congruente. Vesti di stoffa leggera, adatte a compiere omicidi furtivi e fulminei. Le operazioni segrete vengono effettuate sotto l'ordine diretto del re. Raramente le vittime si accorgono dell'assassino prima che sia troppo tardi. È quasi perfettamente congruente. E queste sono... Oh, giusto. Braccialetti d'argento. Ornamenti eleganti che probabilmente si accompagnavano a vesti altrettanto tali. Di certo appartengono a una donna di nobili origini. Il portatore ottiene più anime dopo aver sconfitto un nemico. Ma dai. È difficile staccarsi dagli abiti da mago, però. Anche perché potenzialmente certi abiti le stanno veramente male. Cioè,
a essere del tutto onesto, certi abiti le stanno veramente male. Ok. Ah, forse possiamo metterci. Esatto, possiamo tenerci loro. Un minimo di mixed set. Un minimo. Sarebbe curioso scoprire la percentuale di bonus delle anime ottenute. Non credo sia molto. Mi stupirebbe qualunque cosa oltre il 5% o il 10%. Ok. E qua si torna indietro. Dall'altra parte della nostra cara statua mortale abbiamo invece il famoso bugiardo, con cui però avremo a che fare dopo. Ora sono curioso di andare. Curioso. Non si può raggiungere da lì. Questo oggetto mi ispira parecchi dubbi sulla sua, chiamiamola, soluzione. Allora, chiave del guardiano a me odora di NPC bloccato, eh? Però è anche capace che io abbia sottovalutato. È buio! Pesto! Abbia sottovalutato quest'area. Nah. Io qua ho fatto un buon giro. Stiamo attenti che potrebbe succedere un disastro da un momento all'altro, ma. Eccoci qua, infatti. Non credo che. Oh. Eccolo. Perfetto. Mi preoccupa la morte di quel giocatore, ma non ho visto nel sangue. Stocco lungo. Scheggia di pietra luna. Cioè, proprio palese la disperazione di questi avventurieri. Allora, vediamo un po'. Abbiamo intanto l'anello del ratto intelligente. Aumenta attacco quando i punti ferita sono al 30% o meno. Di proprietà di Lord Rydell, conosciuto come il piccolo Allant, gemello dell'anello del ratto stupido. Abbiamo trovato il corpo di Rydell. Decisamente inutilizzabile ormai. Mentre la pietra luna migliora spade dritte, curve, asce, martelli e così via. Ah no, ah no, ok. La pietra mercurio. No, 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 che abbiamo già letto, ok. Ok, abbiamo trovato una piccola chicca che appunto si poteva intuire grazie all'altitudine e posizione dell'oggetto nella mappa, ma dobbiamo vedere se le porte laterali si aprono, cosa che non credo. Oppure se la chiave del guardiano libera il mago. Il vero mago. Il saggio. Andiamo. Loro. Molto bene. È bello esplorare, anima di era famosa. Voltati.
è incredibilmente inquietante il coraggio che hanno avuto nel rendere l'Atria così buia. È veramente illuminato l'ambiente dai lampi, eh. Ce n'è palesemente un altro là dietro. Ma io non resisto. La campana. Ci ha visto, eh? Non dobbiamo avere paura, però. Forse no. Non ci ha visto. Eccola qua. Allora, per fortuna, la mia discussione di prima è valida al 100%. Quella chiave è un indizio sul... Fermo! Non farlo! Questo è l'altro lato. Ok, si congiungono all'uscita, perfetto. Molto bene. È fatta. Al di là di quello che può essere provare la chiave del guardiano sulla cella di Freak, è fatta. Ora. Spero di pronunciarlo bene. Non credo sia Freke. Non mi ricordo la sua voce. Cosa diceva? La uggita è sacra. Quella porta è ancora chiusa, eh? A meno che non sia un evento di Tendency. Credo che sia un evento di Tendency. Però potrei dire una boiata, quindi in realtà... Lasciate che vi dica questo, la tendenza dei mondi può influenzare in maniera che definire quasi letteralmente casuale, ok? Inintuibile. Porte, strutture, passaggi del mondo. Niente, eh? Ok. Vi ricordate quando la Nobildonna parlò del fatto... Era lei? Credo fosse lei. L'Atria confonde le idee, ragazzi. Credo che sia... naturale poterlo dire. Si vede qualcosa laggiù? Piccolo strato di carne su quella colonna. Forse sto fantasticando. Insomma, abbiamo sentito parlare del fatto che quella donna, anche se uccisa, torna in vita. Beh. Esiste un motivo piuttosto pragmatico per quanto magico per questo. What do you want? I am but a humble servant. I do not wish to interfere. I won't cause you trouble. I won't. What do you want? I won't cause you trouble. Prigione delle speranze, chiave speciale, ecco qua. Eccoci qua. Ora. Abbiamo diverse strade da poter percorrere. Entrare nella chiesa. Oppure liberare Freak.
è entrare nella chiesa, oppure liberare Freak, portarlo al Nexus, parlarci, ottenere i suoi incantesimi e entrare nella chiesa. Quello che deciderò di fare ora è la prima. Perché sono un folle. E perché mi piace l'ottimizzazione dei tempi. Scusate il giramento di testa, non è stata un'inquadratura felice. Allora, quello che ci aspetta oltre quella soglia è pericoloso. Pericoloso e più mortale della sua rappresentazione in pietra. Quindi che succede, compagni? Nulla di buono. Guardate, c'è un oggetto lassù. Raggiungibile forse proprio da una spaccatura. Su. Oh. Un Black Phantom. O meglio. Au! Un Red Phantom. Pericoloso. Un po' distratto. Avete visto quanto danno ci ha fatto? Questo è Demon Souls 1-1. Oh cazzo. Meglio così. Molto pericolosa lei. Più forte di quanto mi ricordasse. Cos'era quello? Un backstab? Qui lo stocco del veleno potrebbe fare miracoli. Hey! Possibile che le abbiamo applicato sanguinamento? Così facile farli perri, eh? Ma è più la tensione della morte che altro. Hai perso! Oh merda. Oh merda. La paura. La paura mi ha sconfitto e ora la tendenza di Latria si avvicina al nero. La paura ci ha sconfitto, ragazzi. Solo lei. La tensione, il volersi curare, il non voler essere coraggiose. La chiave di tutto quello che vi ho detto fino ad ora si è espressa in un momento. Non indietreggiare, non essere avido. Aspetta che si alzi, se sai che certe creature diventano invulnerabili durante certi procedimenti di animazione, non avere il terrore di essere sconfitto, perché se lo hai, se ti coglie, sconfitto verrai. Adoro. A livello didattico abbiamo veramente portato qualcosa di buono. Ma il mondo di Latria ora... Chissà se la tendenza viene modificata. No, mi sembra... che abbia la stessa luce degli altri.
giusto? Scendiamo. In realtà abbiamo conquistato questi ambienti, semplicemente siamo circondati dal loro aver fatto tornare le creature in vita. Abbiamo lasciato la nostra prima vera pozza di sangue, il nostro avviso di paura e terrore. Porca miseria! In un mondo di Boletaria. L'unico modo che abbiamo ora per tornare nella forma umana è utilizzare una delle pietre degli occhi effimeri, sconfiggere un boss e ottenere l'anima del suo demone, oppure aiutare qualcuno in multiplayer. Ora, quello che noi faremo credo sia opportuno dire: nessuna di queste cose. Che ne pensate? Ce la possiamo cavare. Con un po' più di aggressività e non più paura di perdere, possiamo distruggerla. Guardala, guardala. Anche perché la paura che causava avere lo status che ci ha messo addosso attivo era enorme. Ora lei ha uno status su di sé. Di questo ne parliamo a breve. Non vuole proprio darci le spalle, eh? Ok. Cambia non avere paura di perdere il modo in cui si gioca, cara la nostra assassina. Pietra degli occhi effimeri, pezzo di pietra luna, pietra occhio nero. Ora, il modo in cui le tendenze funzionano è che in base a quanti demoni uccideremo senza più morire, recupereremo la luce di questo mondo. Anche se non so cosa succederà una volta che ormai tra pochissime ore il gioco sarà pubblico per tutti, onestamente. Se in qualche modo ci sarà un'influenza online, se è stata rimossa come concept, o se trovo dei segni a terra perché non è già influente in questo menu. Noi, come luce, siamo ancora perfettamente nella norma perché non abbiamo fatto del male. Ma, a proposito di fare del male, visione di amici. Cattivo. Salvo che tu abbia visto dei richiami, che tu abbia avuto forse la volontà di consigliare a qualcuno di non andare solo qui dentro, lo comprenderei. Erba mezza. Signori, wow!
falso idolo. Wow. Che incanto. Quanto era diverso combattere in un ambiente come questo, con questa apparente calma. Un'entità. Ha messo delle trappole per fermarci. E che casta dardi dell'anima, evidentemente. È bello sentire la vibrazione dell'incantesimo su di noi. Dell'infante. Guardate, si è moltiplicata. È lei, è in fondo. Aspettate, no. Nell'originale si intuiva quello giusto in base al cast del suo incantesimo. Qui è possibile che sia il colore la chiave. La luce? No, forse no. È lei. Ok, questa è finta. Cosa può essere l'indizio che ci suggerisce la vera dalla falsa? E se noi facessimo questo? Secondo voi si può... Wow! Si può intuire qualcosa? Lo direi fondamentalmente quasi per didattica. Io sono curioso di sapere... Come potrei mai? Shhh, va tutto bene, Elion. Fermala. Spaventose, eh? Abbiamo vinto. Me l'ero completamente persa. L'animazione di reincarnazione. Il nostro corpo è tornato fisicamente a noi. Hanno mostrato le ossa, il muscolo, i muscoli e poi la carne. Oh. Ora, quando torneremo al Nexus, l'arcipietra della regina della torre rimarrà così. Non andrà più leggermente nell'oscurità. Perché? Abbiamo ucciso un demone. Il danno è stato recuperato. Il mondo tornerà alla sua neutralità.
E noi continueremo a giocare in forma umana, perché è meraviglioso viverla così e imparare dai nostri errori. Avevo detto foreshadowing, no? Anima, demone, bambola. Oh, questa sì che è una cosa fatta bene. Ci vediamo da Freak, ragazzi. Liberiamolo! Perhaps you could help me out of here. I am a sage, and oh, but take heed. Posso farlo. Che emozione quando fai un passo in avanti così importante. Oh. Mi sento in colpa di averlo sempre immaginato più anziano. Sapete, non è un po' un cliché. Magnificent. I never expected I might escape alive. My name is Frick. Frick. I am known as a sage. I thought to claim a demon soul or two for the sake of my magic, but just look at me now. I have been enfeebled by my long imprisonment, but I can still move my legs, and I can make it back to the Nexus. I thank the stars that my confinement lasts no longer. I owe you my life. Stiletto di Kieri, l'amico di Frank. I have been enfeebled, but I can still move my legs. Avremo quindi il pugnale, lo stiletto da leggere per il prossimo episodio insieme all'incontro con il saggio del Nexus. Ma l'ultima cosa che ci manca ora è l'oggetto che abbiamo trovato appeso e che avremmo dovuto prendere in forma di spirito, se volete sapere la mia più che sincera e modesta opinione. Decisamente avremmo dovuto. Andiamo! Esatto. Beh, non potevate renderlo più infame, eh? Loto della vedova. Questo oggetto, forse, recuperato prima di affrontare il Red Phantom, Black, ci avrebbe fatto sentire meno in pericolo, perché ci avrebbe potuto curare dalla pestilenza, quella improvvisa paura che mi ha colto quando ho sbagliato ad essere avido, forse sarebbe stata un pochino edulcorata, chissà. Questo fiore veniva un tempo usato come ornamento durante i funerali dei morti di pestilenza. In seguito diventò un simbolo commemorativo delle vittime della malattia. E a proposito di i famosi danni da caduta di Demon Souls... Ok. Signori, si torna al Nexus. Vittoriosi. Ci siamo vendicati. Alla prossima!